first thought. Il primo pensiero is about your goal. Riguarda il vostro obiettivo. And you feel a surge of energy. E sentite proprio un'ondata di energia that really goes through all of your body. Che vi passa attraverso tutto il corpo. And you stand in front of the mirror. E state davanti allo specchio. And you just respect the person you see. E rispettate la persona che vedete. You have a new computer now. Taluni di voi adesso hanno un nuovo computer. Microvista. Microvista. Software. Come software. How much percentage do you use of the potential of your computer? Che percentuale utilizzate del potenziale complessivo del vostro computer? It's capite? Tiny little bit. È veramente una frazione, è una parte infinitesimale. Some people say we use 10% of our brain. Talune persone dicono che noi utilizziamo il 10% del potenziale del nostro cervello. True. Non è vero. We don't even use 0.1% of our brain. Non usiamo neanche lo 0,1 del nostro cervello. So if I want to move, quindi se io voglio spostarmi, this is where I am now. Io sono qui adesso. This is point A. Questo punto A. This point B. E c'è il punto B. Where I want to go. Dove voglio andare? Ci sono solo 5 punti nel viso. Easy, sono so facili. Drawing of that. Adesso vi farò un piccolo disegno. So, like this. Okay, so this is that. So now here the first point is at the beginning of the eyebrow. Il primo punto qui è proprio all'inizio delle sopracciglia. And then the second one is next to the eyes. E quindi il secondo invece è vicino agli occhi, sulle tempie. The third is under the eyes. Il terzo è sotto gli occhi. The fourth is upper lip. Halfway. Il quarto è sopra il labbro. And under on the chin. E il quinto è qui sotto il labbro. What I would ask myself. Beh, cosa mi chiederei? È una cosa semplice. Se io guardo indietro la mia vita, sono totalmente felice e soddisfatto? E questa è la domanda che continuamente mi devo fare. Ma quello che scopro è che sì, sono felice, ma non sono mai soddisfatto. E per me è stato qualcosa che veramente mi ha aperto gli occhi, perché ho sempre pensato che dovevamo essere soddisfatti. Ho controllato, visto che oggi a 55 anni sono felice ma non sono soddisfatto, e continuo a farmi questa domanda.